prima domanda, insomma, era quella più in generale sul genere, cioè cosa pensa del noir all'italiana e in particolare di questo film, diciamo, nel contesto sia del noir degli anni 70 che dell'evoluzione che ha avuto, di cui lei poi è stato anche uno dei protagonisti. Ma non è che io fossi un patito del genere, noir o poliziotteschi o appunto gialli in generale. No, in quel periodo, forse che perché ero di formazione, anche con una certa propensione, essendo io di origine come attore teatrale, pensavo più andare al cinema a vedere Bergman, che ne so, vedere Bellocchio, vedere il primo Bertolucci. La mia era più una formazione di questo tipo qua. Facciamo un pelo curiosissimo che mi viaggiava. Ricominciamo, dai. Sì, diciamo appunto, non è che io fossi un appassionato proprio del genere del poliziottesco, del giallo all'italiano. Venevo dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, avevo 29 anni, 28 anni, per cui avevo già interpretato Bellocchio, avevo già interpretato film Giuliano Montaldo, L'Agnese va a morire, insomma, mi ritenevo così un attore impegnato, per cui ero quasi militante, nel senso andavo a vedere Bergman, Bertolucci, primo Bertolucci, Bellocchio, Pasolini, Cattone, insomma, si andava a vedere questo cinema. Non ero un appassionato poi di cinema in generale e conseguentemente ho snobbato un po' questo genere in quegli anni. Anche se devo dire, proprio Dario Argento, il primissimo Dario Argento, era un regista che mi colpì per la sua, diciamo, per uscire fuori anche da una certa italianità o su questo tipo di generi. E anche quando mi chiamò Paolo Gavara, vidi il suo film, La Tarantola dal ventre nero, come si chiamava, e che mi piacque perché era fantasioso, anche lì c'era una marcia diversa. Per cui poi c'era un cast prestigioso, andai a fare il suo film. Diciamo che snobbavo quel genere però a quell'epoca. E ecco, più in generale, diciamo, era più orientato sul cinema, detto, d'autore. Sì, per cui ritrovarsi, diciamo, in un film di genere, anche se poi aveva fatto una commedia, perché un romanzo popolare, oddio, è una commedia sociale, però. Per cui, sì. Ecco, anche tra l'altro questo film, alcune critiche ricordano che aveva in fondo anche delle velleità, diciamo, cioè era un film di genere ma con dei risvolti più sociali. No, ma è vero poi, cioè in verità poi facendo il film mi accorsi che ancora di più Paolo Gavara aveva delle intenzioni, diciamo, serie, attraverso questo film di dare anche, come dire, specchiarsi nella società italiana dell'epoca, che il costume italiano che cominciava ad americanizzarsi, diciamo, soprattutto, ecco lo sfondo forse di una città come Milano, ecco l'uso anche di una certa tipologia di attori milanesi, per cui la prostituzione, la droga, eccetera. È vero, era un film che aveva anche questo aspetto, e poi sociale, come accennai, e poi anche questo tono leggero però, la commedia, per cui mi ritrovai abbastanza anche a mio agio dopo l'esperienza con Monicelli. No, fu un bellissimo, dei bellissimi ricordi del film. Infatti sono curioso adesso, nella ristampa, di rivederlo, che cosa ho fatto. Perché ho dei ricordi un po' vaghi da un punto di vista proprio dell'interpretazione. Non lo vedo dall'epoca. Ci può raccontare se si ricorda i rapporti con, diciamo, gli altri interpreti internazionali, per esempio, si recitavano in inglese, c'erano dei problemi tra voi di comprensione durante la... No, da questo punto di vista c'era un gran mestiere da parte di Paolo Gavara, devo dire poi anche l'apporto di Oldoini, che era sceneggiatore ma anche aiuto regista,
il quale erano abilissimi a creare questi rapporti fra me e appunto Corinne Clery, che era francese, vabbè, che parlava questo italiano francesizzato, molto così, ma soprattutto con Tom Skerritt e Eli Wallach. Ci fu questo dialogo meraviglioso perché devo dire che poi attraverso Enrico proprio ci mettevamo a tavolino con Eli Wallach e Tom Skerritt e preparavamo le scene un po' all'americana, quasi all'Actor Studio. Memore probabilmente proprio del fatto che Eli Wallach, essendo uno dei fondatori e padri dell'Actor Studio, in qualche modo voleva che le scene si preparassero anche lui in un certo modo. E ecco, c'ho questi ricordi meravigliosi, ricordo che a metà film poi mi resi conto di chi fosse Eli Wallach e chiesi timidamente una mattina un autografo e lui mi scrisse una bellissima frase che devo avere da qualche parte in cui mi faceva, non solo mi faceva degli auguri in generale, ma prevedeva per me un bel percorso. E con, adesso la frase era molto. Devo averlo da qualche parte, ma lasciamo a presagire che avrei avuto un bel percorso, ecco. Ecco, altri aneddoti durante la lavorazione, cioè negli esterni, non so, ricordo. Ma no, non è che non mi ricordo soprattutto che, per esempio, Cavara puntò molto sul fascino della Corinne Clery. Da questo punto di vista, più che aneddoto, bisogna dire che il fascino di questa attrice, beh, in qualche momento io ancora, io ho sempre avuto, soprattutto nei primi film, non riuscivo, forse perché venivo dal teatro, ripeto, a staccarmi dalla finzione realtà, per cui lei era molto preoccupata che io, insomma, fossi seriamente innamorato di lei. E era un po' inquietata da questo mio atteggiamento, perché io ritenevo che poi fosse d'obbligo, se uno si doveva innamorare della protagonista nella finzione, fosse d'obbligo anche nella vita. Ecco. E cosa c'è da dire? Se non ricordarmi come lei, ogni volta che c'era un timido invito a cena da parte mia, reagiva sempre un po'. Gentilmente non accettava mai l'invito. Io poi capii, anzi lei mi disse poi con gli anni, che era spaventata che dai miei approcci erano un po' troppo focosi, un po' troppo. Ma, boh, questo me l'ha detto Corinne. Io sì, mi ricordo che mi piaceva tanto, ma non so se ho fatto qualche gesto inconsulto all'epoca, boh. Però Corinne era bellissima, era spiritosissima. Ho dei bellissimi ricordi del film. Credo che poi proprio è uno di quei film che mi servì, come dire, mi sentii sicuro, perché Paolo, ecco, poi era una persona molto gentile, una persona molto, a differenza, per esempio, dell'esperienza di Bellocchio, che è più o meno dello stesso periodo, in cui, come dire, molto rigoroso, molto, di molta disciplina sul set, molta, lui, Paolo lasciava la libertà anche di, appunto, di approccio al personaggio. Quando prima mi chiedevi se durante il percorso del film ci furono dei cambiamenti di sceneggiatura, non credo che ci furono dei cambiamenti di sceneggiatura, essendo un giallo poi poco si poteva cambiare, però avevo delle libertà proprio nei confronti del personaggio da un punto di vista dell'ironia e della, proprio di aggiungere anche piccole battute, piccole frasi, tanto è vero, ripeto, è un film, fu il primo film che mi disse, in cui mi dissi anche oh, fai pure un po' come ti pare, perché se gli dai delle note personali ai personaggi, cosa che poi ho fatto in seguito, rendi più umano, più, come dire, il personaggio acquista anche un qualcosa di personale che fa sì che poi l'emozione sia, come dire, da un punto di vista emotivo il personaggio abbia uno spessore maggiore. Fu proprio il film di Paolo a darmi questa prima, come dire, libertà di sentirmi sicuro con il mio talento e con le mie capacità. Insomma, lui aveva molto fiducia in me, lui sfidava. Infatti non fu anche un po' strano, che lui mi affidò questo personaggio un po' scanzonato, un po' anche ironico,
perché in fondo venivo da interpretazione. Sì, è vero, c'era stata una commedia di Monicelli, però qui si trattava di fare ancora un passo in più, dargli un tono borghese. Lì era un poliziotto un po' proletario, eccetera, dargli un tono borghese da commissario di polizia che entrava nel gran mondo, nel bel mondo, per cui dovevo avere a che fare con personaggi borghesi e avere quella sicurezza e anche quell'humor necessario a rendere credibile il personaggio. Il fatto di essere stato, diciamo, un poliziotto, anche se per un breve periodo nella realtà, ti aiutava a entrare in personaggio, diciamo, dell'investigatore? No, no, perché io no, 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 ecco, io sono stato poliziotto proprio, come avrebbe detto Pasolini all'epoca, la Guidi Visa sapeva di zuppa dei fagioli, insomma, proprio del poliziotto della cenere, di questi cenerini, poveracci, che erano figli del popolo, insomma, non, niente a che fare con un commissario di polizia. No, il personaggio fu proprio completamente, da parte mia, ma soprattutto grazie anche all'abilità degli sceneggiatori, appunto Zapponi e Olduini, di darmi quel côté più borghese che in discussione con Paolo. Io mi ricordo guardavo molto Paolo e mi davo molto Cavara, perché Cavara poi era uno molto English, che vestiva queste belle giacche, questi bei foulard, con queste camicie, questi foulard, e lo imitavo anche così, dal punto di vista della postura. E rispetto agli altri commissari che hai fatto successivamente, come, diciamo, si pone questo personaggio qui? Cioè, ti è stato di aiuto in qualche modo anche per il commissario della Piovra, eccetera? Il commissario della Piovra è diverso, il commissario della Piovra va più nella direzione penso dei film di Damiano Damiani, che è stato il creatore della Piovra, per cui andiamo più, c'è una durezza di fondo, c'è un impegno diverso di questo commissario della Piovra nei confronti della mafia, per cui c'è. Si parte quasi diciamo, dai romanzi di Sciascia, dal Giorno della Civetta, da questo atteggiamento molto, molto indignato da parte dei personaggi della legge, diciamo, nei confronti dei mafiosi. No, questo commissario è proprio completamente diverso. Però ecco, mi servì l'interpretazione di questo personaggio sicuramente quando poi ho affrontato la Piovra, ad avere quel rispetto di me stesso, del mio lavoro e del mio talento. Ma quando parlo del mio talento non è che dico del mio talento, nel senso che del nostro talento, del talento che necessariamente devono avere gli attori quando vengono chiamati poi per interpretare certi personaggi, e non sempre si ricordano di avere un talento. Io, ecco, Paolo Cavara è stato quello che veramente, ritorno a dire, mi fece capire che avevo talento e che dovevo farlo venire fuori e rispettarlo, questo è il mio talento. E quando ho interpretato poi con ancora un personaggio ancora più difficile, personaggio del commissario Cattani, naturalmente, perché non ci si rende conto, ma è stato un personaggio di una difficoltà enorme. Rendere credibile quella roba lì in una Italia disattenta e non distratta dal fenomeno mafioso, perché poi la mafia viene scoperta attraverso, almeno al cinema, realmente dalla Piovra. Mi trovai pronto all'appello di Damiano Damiani, grazie anche all'interpretazione che io ho fatto nel film di Paolo Cavara. Ultima domanda, variamo un po' Grazie. questo cambio di no, aspetta, forse volevo chiederti anche, Prego. vabbè, noi siamo passati al tu perché così è più No, figure, semplice. figure. No, allora, ecco, l'ultima domanda che volevo fartela, cioè ti accennavo, cioè se tu avevi già, Sì. diciamo, la passione per la regia, per cui comunque ti è stato utile anche, diciamo, dal punto di vista del rubare alcune cose del mestiere. Io no, in quegli anni non credo che io, no, non avevo ancora in mente di diventare regista, anche perché, ripeto, ero talmente legato al teatro, infatti un anno, 2 anni dopo sarei andato, ritornato a Milano per interpretare con Giorgio Strehler il personaggio di Calibano nella Tempesta. No, non pensavo di diventare regista di cinema. Il regista di cinema è piuttosto il frutto, il risultato che arriva verso i 40 anni, quando appunto dopo le serie della Piovra capisco che devo fare, no,
che devo fare qualcosa, ma di diverso per staccarmi un po' da quel personaggio bello, sì, che mi ha dato tanto, ma che appunto mi si era appiccicato addosso e che sentivo che mi stava stretto, per cui. E allora lì è forse da lì che poi nasce l'idea di crearmi dei nuovi personaggi, per cui questi nuovi personaggi me li dovevo creare io, passando alla regia. Anche se poi io non sono quasi mai stato protagonista dei miei film come regista, anzi, raramente. Però avevo una necessità artistica di prendere nuove boccate d'ossigeno e l'unico modo era appunto di raccontarmi, di mettermi dietro la macchina da presa, anche perché sì, poi in effetti devo dire che la cosa in nuce nasce proprio in quegli anni, appunto, il film di Paolo, nello stesso anno io venivo dall'esperienza con Bellocchio e anche con Paolo, quando ho detto che io prima ero un attore come tanti, competiva il regista, Mario, lo stesso Bellocchio, però già con Bellocchio in effetti davo dei suggerimenti attraverso il mio personaggio ai registi, sempre stando nella parte, diciamo, nel ruolo, sempre rispetto regista e regista. E credo che i colori che ho dato sia al personaggio di Passeri in Marcia Trionfale e soprattutto però nel film di Paolo, ripeto, ancora di più ho dato, mi sono sentito sicuro, lì forse ho incominciato ad avere non soltanto il rispetto, dicevo, del mio talento, ma anche il guardare gli altri personaggi e già mettere, vuol dire, saper guardare attraverso i personaggi che cosa voleva dire una struttura, una sceneggiatura, un mettere in scena davanti a una macchina di presa, da presa che era diversa dal teatro. Da lì forse è iniziato proprio dal film di Marco, devo dire, conseguentemente dal film di Paolo, poi l'idea che piano piano, piano piano. Avrei preso piacere a diventare anche un regista.